Ciao a tutti, mi chiamo Eleonora e sono una ormai ex studentessa del Dipartimento di Matematica dell'Università di Pavia. Vi parlo da dove qualche giorno fa ho discusso la mia tesi di laurea magistrale, cioè, vista la situazione, il mio salotto. La discussione della mia tesi di laurea magistrale è stata sicuramente la chiusura di un percorso iniziato ormai tanti anni fa ed è proprio del mio percorso che vi voglio parlare per, diciamo, raccontarvi un po' cosa significa studiare al Dipartimento di Matematica Felice Casorati di Pavia. Quindi, torniamo a tanti anni fa, nel lontano 2014, quando essenzialmente ero come voi, una studentessa del liceo scientifico o di qualsiasi superiore in realtà, però io in particolare studiavo al liceo scientifico. Dovevo fare la maturità ed ero molto preoccupata per la maturità e inoltre avevo tra le principali preoccupazioni quella di non sapere cosa fare dopo il liceo. Un giorno ero così disperata che ho mandato una mail a una delle mie professoresse del liceo, la professoressa di scienze, che stimavo particolarmente, chiedendole se potessimo chiacchierare perché volevo esternarle le mie perplessità circa appunto la scelta del più appropriato percorso di studi in base appunto a quali secondo lei potevano essere le mie capacità. Quindi chiacchierammo e lei mi disse che secondo lei dovevo scegliere valutando cosa facevo più felicemente e più tranquillamente nel pomeriggio. Quindi diciamo quali fossero i compiti che mi venivano più facili o che facevo con più piacere. E nel mio caso la risposta era sicuramente matematica. Ho scelto poi Pavia perché mi è stato consigliato dalla mia professoressa di matematica del liceo come un buon dipartimento. Quindi ora sono qui a spiegarvi perché Pavia è un dipartimento di eccellenza. Allora, innanzitutto Pavia è un dipartimento di eccellenza, non solo diciamo a parole, ma anche ricevuto, ed è stato l'unico dipartimento di matematica della Lombardia a riceverlo, il premio di dipartimento di eccellenza dal Ministero e questo ha comportato tra le altre cose anche l'arrivo di diversi finanziamenti. Vi starete appunto quindi chiedendo se appunto un dipartimento di eccellenza comporti dei professori di eccellenza e quindi anche magari molto impegnati o poco disponibili. Allora, sicuramente i docenti presenti al Dipartimento di Matematica Pavia sono docenti eccellenti, sono sicuramente impegnati in tantissimi progetti, ma vi posso assicurare che la loro disponibilità è massima e per quanto mi riguarda a me a Pavia un aiuto non è mai stato negato. Inoltre, se non bastasse l'aiuto che vi verrà certamente offerto dai docenti, qualora lo richiedeste in forma per esempio di ricevimento personale oppure anche in forma di spiegazione ulteriore o chiarimento a fine della lezione, cioè Pavia ha un forte programma di tutorato. Che cos'è il tutorato? È un aiuto che studenti più grandi di voi, quindi studenti della magistrale oppure del dottorato o anche della triennale ma con qualche anno in più, vi dà al fine di preparare gli esami. È un aiuto che viene svolto in università ma è totalmente informale, quindi voi a questi studenti potete esprimere i vostri dubbi, le vostre perplessità, confrontarvi con loro, chiedere esercizi e chiedere consigli. E vi posso assicurare che negli anni il Dipartimento di Matematica ha puntato tantissimo sui tutorati, in quanto sono molto aumentati, erano già presenti quando io facevo la triennale, ma negli anni sono molto aumentati. E io stessa sono stata tutor al Dipartimento di Matematica di Analisi 1 e di Analisi 2. Ora sono tutor sempre di matematica, ma in altri dipartimenti. Perché vi parlo dei professori che danno una mano, dei programmi di tutorato? Perché, diciamo, senza prenderci in giro, spesso l'impatto fra il liceo e l'università è piuttosto imprevedibile. Vi porto per esempio il mio esempio. Io alle superiori ero una delle studentesse più brave, non ho mai fatto grande fatica a prendere un bel voto in una verifica. Quando poi sono arrivata all'università mi sono trovata a studiare tantissime ore per degli esami senza poi magari raggiungere il risultato che speravo. Quindi mi sono lungamente chiesta perché. Piano piano negli anni ho scoperto che a matematica bisogna cambiare il proprio metodo di studio. Quindi se lo studio fatto al liceo è prettamente uno studio mnemonico, a matematica dovete mettere in conto che per voi la prima cosa deve essere comprendere veramente quello che studierete e poi alla comprensione segue lo studio più mnemonico. Quindi dovete mettervi in testa sin da subito che dovrete cambiare probabilmente il vostro metodo di studio. Questo vi posso assicurare che può essere molto faticoso, ma verrete ripagati di tutti gli sforzi, come è successo a me, perché l'impegno e la dedizione pagano sempre. Questo non è un modo per disincentivarvi, ma è solamente per dirvi che matematica non può mai essere una scelta di ripiego e deve essere la vostra prima scelta, cioè la scelta che fate più che altro per passione.
Inoltre, questo è sicuramente anche una conseguenza del fatto che in triennale a Pavia dai docenti viene svolto un programma che è assolutamente competitivo con quello anche dei dipartimenti più grandi. Quindi spesso i docenti non si limitano durante i corsi di triennale, che comunque sono corsi di base, a dare solo un'infarinatura sui vari argomenti, ma vanno anche molto nel dettaglio e spesso concludono il corso con qualcosa magari di legato alle loro tematiche di ricerca, anche per dare degli spunti per dei ragionamenti successivi oppure per un'eventuale tesi triennale. Quindi sicuramente non un programma totalmente di base. Inoltre, un'altra cosa che secondo me dovete tenere in considerazione quando scegliete l'università è la possibilità di scambi con l'estero. In questo Pavia credo sia molto competitiva per quanto riguarda, per esempio, i programmi Erasmus. E vi sono diversi studenti a matematica che hanno potuto beneficiare del programma Erasmus già dalla triennale, ad esempio per scrivere la tesi, e poi sicuramente questa cosa si afferma maggiormente in magistrale. Qualora tutto ciò non vi avesse ancora convinto, lasciate che vi parli un attimo di com'è vivere a Pavia. Allora, Pavia è una città bellissima, è una città molto piccola ed è una città totalmente a misura di studente, quindi potete uscire la sera a piedi, potete girarla in bici e gli anni che farete a Pavia saranno gli anni più belli. Se volete che siano ancora più belli, però, io vi consiglio di fare una scelta di vita, principalmente una scelta di vita, che è quella di scegliere di vivere e studiare in un collegio a Pavia. Vi sono circa 20 collegi che si dividono fra collegi edisu e collegi di merito. Io sono stata alunna di un collegio di merito, il Collegio Nuovo, e questo ha arricchito la mia esperienza universitaria sotto due aspetti. Ho conosciuto tantissime persone, mi sono fatta tantissimi nuovi amici e inoltre i collegi di Pavia offrono un programma, diciamo, accademico parallelo fatto di seminari, conferenze, corsi extra che sicuramente vi aiutano ad arricchire la vostra formazione. Inoltre, nei collegi, sia edisu che di merito, viene svolto un programma di tutorato aggiuntivo a quello dell'università, quindi io direi sicuramente un'opportunità da non lasciarsi scappare. Quindi uno si può chiedere, dopo che ha fatto 3 anni di matematica, che cosa fa un laureato triennale in matematica? Allora, a mio avviso la naturale prosecuzione della triennale è la magistrale, e di questo vi parlo tra un attimo, però in realtà a me personalmente sono state offerte diverse proposte di lavoro, nella fattispecie 9, alcune anche con contratti molto interessanti, anche dopo la triennale. Questo sicuramente è stato avvantaggiato dal tipo di matematica che viene fatta a Pavia. Infatti, il Dipartimento di Matematica di Pavia non trascura assolutamente la matematica applicata e quindi vengono insegnati diversi linguaggi di programmazione, come ad esempio Python e a utilizzare MATLAB, che sono due cose che sono molto richieste nel settore, diciamo, del lavoro, a prescindere di quale settore voi siate più interessati, quindi se il settore della finanza, se il settore del tech o se il settore della consulenza. Questo ve lo posso dire perché ho amici che lavorano in tutti questi settori e stanno proprio utilizzando quello che hanno imparato all'università, quindi i linguaggi che gli sono stati insegnati dal dipartimento. Se invece desiderate proseguire con la magistrale, cosa che secondo me, diciamo, è la scelta più naturale, tra virgolette, anche qui con Pavia sicuramente non sbagliate. Per quanto riguarda la magistrale, Pavia offre un programma molto a discrezione dello studente che vi permette davvero di fare fruttare a pieno le vostre potenzialità e di assecondare i vostri, diciamo, desideri in materia di quale carriera voi vogliate fare, perché vi dà la possibilità non solo di aggiungere tantissimi esami, diciamo, più diciamo, relativi a matematica, ma anche di integrare questo programma di studi aggiungendo esami provenienti da altri dipartimenti, al fine di favorire l'interdisciplinarietà. Inoltre, se questo non fosse sufficiente, i fondi dei dipartimenti di eccellenza servono anche ad aiutare noi studenti. In che modo? Attraverso borse di studio e finanziando anche qualche piccolo nostro progetto personale. Io, per esempio, grazie ai fondi dei dipartimenti di eccellenza, ho potuto frequentare un corso a Roma su tematiche che mi interessavano.
Inoltre, sempre grazie al Dipartimento di Matematica di Pavia e al fatto che offre la possibilità di integrare il curriculum di studi con dei tirocini, ho potuto fare un tirocinio a Londra nell'ambito del programma Erasmus Trainship e in questo tirocinio diciamo che sono stata un po' avviata da un professore dell'Università di Pavia che mi ha presentato all'azienda e questo tirocinio per quanto riguarda la mia crescita sia professionale che come persona è stato sicuramente una scelta molto azzeccata. Inoltre, una delle, diciamo, dei plus principali dell'Università di Pavia, per quanto diciamo ha riguardato il mio percorso, è stata sicuramente la presenza del cluster, che è il supercomputer del Dipartimento di Matematica, grazie al quale ho potuto completare con successo la mia tesi, che era una tesi sperimentale, costituita da varie parti, ma che tra le altre cose richiedeva l'analisi di una grandissima mole di dati genetici, e quindi di dati di espressione genica, e per questo appunto il cluster dell'Università di Pavia è stato fondamentale. Quindi appunto ho iniziato parlando della discussione della mia tesi, ho concluso raccontandovi di come grazie al Dipartimento di Matematica di Pavia ho potuto ottenere il massimo dal mio lavoro di tesi, quindi spero di non avervi annoiato troppo, vi saluto, vi auguro in bocca al lupo per i vostri studi e spero di vedervi l'anno prossimo tra i corridoi.